Signore e signori, buonasera. Buon pomeriggio. E innanzitutto un caloroso augurio di buon anno, 2023. A nome di tutto il coro sacrato, vi do il più cordiale benvenuto a questo concerto dell'Epifania che va a coronare l'intero anno di celebrazioni per il 40° di fondazione del coro. E quale modo migliore per festeggiare se non nel bellissimo contesto della Chiesa Cattedrale di Pesaro? Grazie quindi innanzitutto a chi ci ha ospitato, a Monsignor Sandro Santucci, arcivescovo della diocesi, qui presente in sala, che magari alla fine metteremo per un saluto e una foto insieme. Grazie anche a Don Stefano Rizzi per la disponibilità e il supporto organizzativo e a quanti si sono prodigati in vario modo per permetterci di esibirci in questa prestigiosa sede. Non possiamo anche non ringraziare sentitamente gli sponsor che ci sostengono con tanto affetto ed entusiasmo. Otti Cacciaroni, BCC Banca di Pesaro, Pedini Impianti Elettrici, Ristorante Volta della Gemella. A quanti di voi siete presenti in sala, ne vedo alcuni, grazie nuovamente per il vostro sostegno. A questo punto, infatti, gli onori di casa, non ci resta che fare la musica. Quella che vi proponiamo è una prima esecuzione assoluta in città, la Missa Celensis in onore della Beata Vergine Maria in Do maggiore, Franz Josef Haydn. Una messa ricca, complessa, suddivisa in aria, terzetti, passi fugati e pagine più traumatiche di una levatura musicale e spirituale unici. Nel programma di sala troverete tutti i dettagli sugli interpreti e sul programma musicale. Intanto accogliamo ora con un caloroso applauso il coro San Carlo di Pesaro e l'orchestra sinfonica Rossini. Invitiamo ora il quartetto dei solisti a prendere posizione. Quattro solisti. All'organo il maestro Giorgio Borgacci. Dirige il maestro Salvatore Francavilla. Buon ascolto, buon ascolto. Thank you.
Thank you.
Thank you.